Grazie Sabrina, grazie a tutti voi di averci raggiunto. Io mi chiamo Gianfranco Andriola, lavoro per Formez PA da più di qualche annetto. Nell'ultimo periodo mi sono occupato di Open Data a livello nazionale, seguendo lo sviluppo, la progettazione e l'implementazione del portale nazionale dati.gov.it. E da circa un annetto a questa parte, come Formez, diamo assistenza alla Regione Sardegna, che ha avviato un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico attraverso l'Open Data e in qualche modo il contest dentro il quale nasce questo seminario online. Se volete, un po' la conclusione più ovvia rispetto a un percorso che ha visto i dati della Regione Sardegna passare, come dire, dall'interno dei forzieri della Regione all'esterno, e quindi il contest ci sembrava potesse essere il modo migliore per rilanciare il lavoro fatto finora e rendere quanto più inclusivo possibile la conclusione di un percorso di valorizzazione dei dati pubblici. Avevamo pensato di accompagnare questo percorso che ha portato dalla pubblicazione dei dati al lancio del contest e che porterà alla conclusione del contest, se non ricordo male, a febbraio del prossimo anno, però qui chiedo a qualcuno in chat di dare conferma di questa cosa, che io delle volte mi perdo i pezzi sulle date, con qualche webinar che in qualche modo aiutasse chi vuole candidarsi al contest ad avere un minimo di idea di che cosa si tratta e quali sono gli elementi più interessanti da valorizzare rispetto a un contest dedicato ai dati aperti della pubblica amministrazione e in questo caso in particolare ai dati pubblici della Sardegna. Ok, io ho ovviamente sbagliato le date. Contest, come ci dice Sabrina in chat, si conclude il 21 di gennaio. A febbraio credo ci sia la premiazione finale. E quindi il webinar di oggi voleva avere un taglio assolutamente introduttivo e divulgativo sul tema dell'open data, di che cosa si tratta, com'è che funziona, quali sono le caratteristiche che rendono un dato pubblico, quantomeno un dato esposto dalla pubblica amministrazione, un dato aperto, un dataset che può essere definito open data, e soprattutto, e se volete più o meno la seconda metà della chiacchierata che ci facciamo insieme questo pomeriggio, è dedicato al tema del riuso, cioè una volta che questi dati vengono esposti dalla pubblica amministrazione, vedremo con quali modalità, vedremo rispettando quali caratteristiche, una volta che i dati sono fuori, cioè quantomeno lo sforzo che fa la pubblica amministrazione a portare i dati dall'interno dei propri server o dei propri computer all'esterno, e quindi renderli accessibili a chiunque attraverso internet, in qualche maniera deve concretizzarsi in una qualche forma di riuso. E su questo vedremo un po' meglio di che cosa si tratta, come vi dicevo, nella seconda parte del seminario di oggi. Però prima di parlare di dati pubblici aperti, io pensavo che proprio perché il taglio che abbiamo deciso di dare a questo webinar è assolutamente divulgativo, pensavo che fosse utile fare una ragionata su che cosa significa oggi dati, che è una cosa diversa, soprattutto è una cosa che cambia rapidamente rispetto all'evoluzione tecnologica, che in qualche modo vede i dati protagonisti. Una definizione che passa spesso sui giornali è che i dati siano il petrolio della terza rivoluzione industriale, cioè in questo momento, se pensate alle grandi aziende IT, Google, Facebook e via discorrendo, che davvero stanno facendo i soldi grazie a internet, in sostanza sono aziende che gestiscono dati, dati di natura diversa, dati in qualche volta alimentati dagli utenti, dati in altri casi presi ed elaborati dalle stesse aziende, però di fatto si tratta di dati ed è una cosa abbastanza inedita, finora non è mai accaduto che i dati in formato strutturato, quindi i dati banalmente un file Excel, insomma dati che possono essere letti da un'applicazione informatica, diventano un oggetto così importante. E la ragione per cui i dati stanno diventando così importanti è che in effetti per la prima volta nella storia dell'umanità ne abbiamo tantissimi. Ne abbiamo tantissimi perché tutte le attività che facciamo e che in qualche modo sono veicolate da internet, sono veicolate attraverso le applicazioni informatiche, ma anche gli stessi device, i cellulari e via discorrendo, parlano la lingua dei dati, quindi per scambiare informazioni devono tradurre delle informazioni in dati strutturati. Questo significa una crescita esponenziale dei dati e significa soprattutto che, facendo
facciamo, produciamo dati di continuo, spesso anche senza accorgersene. Se pensate al fatto che semplicemente muovendovi per il corridoio di un ufficio con il cellulare in tasca state producendo dati dati georeferenziati, state producendo in qualche maniera, vi state appoggiando a un sensore che in questo caso specifico è il vostro smartphone che produce dati e che li dà a qualcun altro. Il passaggio sul darli a qualcun altro è uno dei temi centrali e questa cosa lo vediamo un po' meglio più avanti. Come vi dicevo, è esponenziale, nel senso che più la tecnologia, mi verrebbe da dire, abbraccia la vita di tutti i giorni, abbraccia tutti i momenti che una persona trascorre nell'arco di una giornata, più la produzione di questi dati aumenta, più questi dati diventano sempre più personali e sempre più precisi. Immaginate che avendo al polso uno smartwatch di qualunque tipo, molto probabilmente quello smartwatch starà tracciando i vostri dati biometrici, starà tracciando il vostro battito cardiaco, starà prendendo tutta una serie di informazioni che fino ad ora era complicatissimo riuscire a ottenere. Se pensate che questa cosa diventa sempre più, si allarga sempre più a oggetti che fino ad allora non avevano mai, che fino ad ora non hanno mai avuto, non sono mai serviti a produrre dati, o quantomeno servono ad altro, in questo momento diventa impossibile che non producano dati. Non so se vi è capitato di sentir parlare delle automobili Tesla, che sono queste nuove macchine prodotte da Elon Musk, che questo, insomma, è grande capitano d'industria della Silicon Valley, che si è inventato questa macchina completamente elettrica e che monta, tra le varie cose, una quantità di sensori impressionante che dovrebbero anche servire alla guida automatica. Un dato impressionante sulla produzione di dati, che in qualche modo si ricongiunge al discorso che facevamo prima, è che, se non mi pare di aver capito male, una macchina Tesla in una giornata normale, nel senso qualcuno, se il proprietario di questa automobile esce di casa, va al lavoro, fa tipo una cinquantina di chilometri tra l'andata e il ritorno, quotidianamente produce 3 tera di dati. 3 tera di dati sono una quantità spaventosa, sono un'enorme quantità di dati che servono a Tesla per migliorare le proprie prestazioni, per riprogettare le proprie automobili, per dare ulteriori servizi a chi ha acquistato una macchina di questo tipo. Però, se ci pensate davvero, produrre 3 tera di dati fino a 5 anni fa era una cifra impossibile, adesso invece è una cosa che, come dire, diventerà sempre più quotidiana. Insomma, in qualche modo l'aspetto inedito è quello che ci fa rendere davvero conto che i dati diventano centrali nel modo in cui scambiamo informazioni e nel modo in cui acquisiamo e offriamo servizi, è appunto il cosiddetto tracciamento. Cioè, fino a un po' di tempo fa, pensate a questa chat, pensate all'aula di oggi, al fatto che, come dire, stiamo comunicando attraverso una chat. Il fatto che le parole che ci scambiamo siano registrate da un'applicazione, in questo caso Adobe Connect, quella su cui si svolge questo webinar, è assolutamente inedito. Fino a qualche anno fa questa stessa docenza probabilmente si sarebbe svolta in un'aula, noi ci saremmo scambiati informazioni allo stesso modo, ma non sarebbero state tracciate perché non sarebbero state veicolate da internet o veicolate da un'applicazione. Quindi in pratica è come se avessimo tanti piccoli scriba che ci seguono e che tracciano le informazioni che produciamo. Queste informazioni assumono, come dicevamo prima, un ruolo centrale. L'aspetto probabilmente centrale, l'aspetto più importante, l'aspetto più rilevante, ragionando ancora in termini di dati e non ancora in termini di dati della pubblica amministrazione, è la logica dei sensori. Cioè, noi utilizziamo quotidianamente, utilizziamo per le varie cose che facciamo, una serie di strumenti. Questi strumenti, per come sono fatti, acquisiscono informazioni e queste informazioni arrivano alle aziende che ci hanno venduto quegli strumenti o alle aziende che producono il software utilizzato da questi strumenti. Insomma, è una caratteristica strana, una cosa molto ambigua. Io su questo pensavo che potesse essere utile provare a fare un esempio, rispetto all'evoluzione del modo in cui ascoltiamo musica. Negli anni 90 io ascoltavo
probabilmente Nevermind dei Nirvana, insomma qualcosa di simile, qualcosa di molto anni 90, e lo facevo sul mio lettore Sony, lo facevo con la mia cassettina, con le cuffiettine, e quindi ogni volta che mandavo una canzone, ogni volta che mandavo avanti il disco, soltanto io potevo sapere quante volte avevo riprogrammato la stessa canzone o riascoltato lo stesso disco, non c'era possibilità di tracciamento, o quantomeno il tracciamento era qualcosa che avveniva fisico sul mio lettore, e quindi non era possibile tracciarlo, non era possibile dare una definizione precisa, numerica di quanti ascolti sono stati fatti. A 2000, al continuo ad ascoltare musica sul mio lettore iPod della Apple, e se vi ricordate, insomma, se li utilizzate ancora, in questo caso i lettori MP3 si appoggiano a uno strumento che nel caso dei lettori dell'Apple era iTunes, e quindi in quel caso per la prima volta era possibile vedere quanti ascolti erano stati fatti in una singola canzone o di un disco. Iniziava ad esserci una forma di tracciamento, perché la musica, da essere qualcosa di analogico, era diventato digitale, quindi ogni volta che ascolti un pezzo, quel pezzo è registrato per forza di cose dall'applicazione che lo programma, e quindi può esserci una sorta di lettura, una specie di analytics dei dati di riproduzione musicale. Alla fine dell'anno potevo sapere quali erano stati i gruppi che ho ascoltato di più e i pezzi ascoltati di più. Adesso, con la musica in cloud, con la musica tipo, con la roba tipo Spotify piuttosto che Deezer, l'ascolto avviene sostanzialmente attraverso internet, la musica in streaming, come si dice in questi casi. Quindi, paradossalmente, quei dati che ancora una volta produco sulle mie modalità di ascolto, paradossalmente non sono più di mia proprietà, ma sono sui server dell'azienda che mi sta servendo il servizio di streaming. Questa cosa ribalta completamente il modo in cui non solo produciamo dati, ma il modo in cui deteniamo i nostri dati. Le vostre caselle di posta elettronica detengono la vostra corrispondenza. Certo, nella maggior parte dei casi si può tirare fuori, però è paradossale che non vi appartenga fisicamente, non sia su un vostro server, ma sia sul server dell'azienda di Google, nel caso di Gmail, per dirla in maniera più diretta. E questa cosa diventa sempre più conclamata. È sempre più facile che i dati che produciamo, è sempre più facile, è come dire, questa lineetta a mio avviso lo spiega bene, sentirsi quasi prigionieri delle applicazioni che utilizzi ogni giorno, perché i dati che produci non ti appartengono più in qualche modo, i dati che non sono più i tuoi, ma sembra quasi che appartengono alle aziende che ti sta offrendo servizi, o all'azienda che ti sta offrendo device su cui poi quei servizi ruotano. È un cambio di paradigma importantissimo, è una cosa estremamente seria, probabilmente più seria di quanto non ce ne rendiamo conto, nel senso che la maggior parte delle volte queste cose avvengono senza neanche pensarci. Io sono abbastanza convinto che siano pochissime le persone che hanno consapevolezza rispetto alla propria produzione dei dati attraverso applicazioni, attraverso sensori, attraverso strumenti dedicati. Su questo ne approfitto per fare un brevissimo inciso che c'entra forse anche poco rispetto al tema dei dati aperti, però è assolutamente centrale rispetto al tema dei dati, e cioè che proprio perché l'evoluzione tecnologica fa diventare le persone sempre meno consapevoli del modo in cui interagire con le applicazioni interagiscono con i loro dati, l'Unione Europea si è dotata da quest'anno, diventerà operativa a maggio del 2018, di una normativa specifica, di un regolamento europeo dedicato al trattamento dei dati personali, che in qualche modo conclama il problema della gestione dei dati personali e prova a dare, quantomeno sul territorio europeo, una serie di regole per la gestione di questi dati, che sono molto delicati e allo stesso tempo sono estremamente preziosi. Io su questo non vorrei però assolutamente darvi una lettura negativa, nel senso che le aziende che raccolgono i nostri dati lo fanno certamente per finanziarsi, quindi per offrire pubblicità, insomma, per attivare quel meccanismo che ci permette di ottenere servizi senza doverli pagare. Però la collezione di quei dati serve anche a offrirci servizi migliori. Pensate a quanto funzionano meglio adesso i filtri anti-spam delle varie caselle di posta, e riescono a funzionare meglio proprio perché le varie aziende che offrono il servizio di webmail possono analizzare un'enorme quantità
quantità di dati. Immaginate se a me arriva una mail che sembra spam, la marco come spam, arriva la stessa mail a Sabrina, a sua volta la marca come spam. Un'azienda come Google, che gestisce migliaia di account di posta, vede che 500 persone hanno marcato quella stessa mail come spam e può marcarla come spam per tutti gli altri, o quantomeno può avviare una serie di ricerche più approfondite su quel particolare emittente di posta elettronica che sta facendo spam sugli indirizzi e quindi conclamarlo immediatamente. Significa che in generale tutti possiamo approfittare di un servizio migliore proprio grazie alla condivisione dei dati. È una specie di dot desk, una specie di bilancia, di forbice. Da un lato si cedono dati, dall'altro si ottengono i servizi. Probabilmente il modo in cui questi dati vengono ceduti e vengono restituiti attraverso in forma di servizi è giusto che sia in qualche maniera incardinato in un sistema legislativo che è simile a quello a cui vi accennavo prima rispetto al provvedimento dell'Unione Europea. Lo diceva bene l'Economist qualche settimana fa parlando di regolamentazione dei dati, che è abbastanza paradossale che in questo momento una delle risorse più monetizzabili al mondo siano proprio i dati prodotti dagli utenti e dati collezionati dalle aziende, e la maggior parte delle aziende che operano in questo settore abbiano una regolazione quasi nulla, assolutamente non comparabile ad esempio al settore dell'energia, piuttosto che al settore della sanità, piuttosto che al settore dell'alimentazione o qualunque altro settore, come dire, storico, di economia tradizionale è fortemente normato. Chi fa servizi, chi offre servizi in questi settori deve sottostare un'enorme quantità di regole. Se ci riflettete, aziende come Google, Facebook, Twitter, ma anche altre aziende che offrono servizi basati sui dati, non hanno una regolamentazione così forte, soprattutto così condivisa a livello internazionale, che è un altro dei problemi centrali rispetto al tentativo di regolazione di una cosa così complicata, cioè che riguarda tutti i cittadini del mondo e riguarda tutte le aziende del mondo. Basta spostare un server da una nazione all'altra e cambia completamente la legislazione. Insomma, è una materia molto complessa ed è inedito, è la prima volta che ci confrontiamo con un problema di dimensioni simili, con un problema così capillare, e quindi viene naturalmente difficile riuscire a regolamentarlo. Tutto questo però, tutto quello che ci siamo detti fino adesso, tutta la complessità del gestire, la complessità del normale, del dare una configurazione economica, sociale ai dati prodotti, diventa assolutamente relativo, quantomeno viene assolutamente superato nel caso dei dati della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, come qualunque altro soggetto che opera in diversi mercati, in diversi settori, quando vi parlo di pubblica amministrazione potete pensare a 1800 comuni, 8100 comuni italiani, regioni, ministeri, ASL, scuole, università, qualunque soggetto, ente, che viene considerato in Italia pubblica amministrazione, colleziona dati. In qualche modo lo fa per svolgere, magari in alcuni casi pensate all'Istat, lo fa come proprio mandato istituzionale. L'Istat di base raccoglie ed espone dati, come dire, fa questo di mestiere, mentre magari l'azienda che gestisce, non lo so, il trasporto pubblico di mestiere fa trasporto pubblico, ma proprio per le ragioni che dicevamo prima, cioè proprio per la diffusione dei sensori e la possibilità che le informazioni corrono attraverso internet, il trasporto pubblico non può non produrre dati. Quindi qualunque azienda, qualunque pubblica amministrazione, sia anche, non so, l'ufficio anagrafe di un comune, chiunque lavori all'interno della pubblica amministrazione lo faccia, come dire, con tecnologie moderne, in qualche modo è un produttore di dati. Questi dati, da un po' di tempo a questa parte, c'è un movimento, appunto, che è quello dell'open government, in particolare dell'open data, che dice che innanzitutto per ragioni di trasparenza i dati sulla performance, i dati collezionati dalla pubblica amministrazione, i dati che permettono di capire come la pubblica amministrazione funziona, devono essere esposti. La pubblica amministrazione in uno stato di diritto certamente un vincolo di trasparenza ce l'ha da sempre, quindi, come dire, i dati pubblici aperti, la diffusione dei dati pubblici aperti attraverso internet è semplicemente un modo per, come dire, attualizzare il tema della trasparenza, ma di fatto è una cosa con cui la pubblica amministrazione ha sempre avuto a che fare. Però in questo caso diventa un po' più interessante perché, partendo dal vincolo di trasparenza che in qualche maniera ha messo in moto il movimento dell'open data, i dati della pubblica amministrazione sempre di più diventano infrastruttura dell'economia della conoscenza. Rispetto al tema della terza rivoluzione industriale e dell'importanza di
collegate che abbiamo trattato all'inizio, la pubblica amministrazione, esattamente così come avviene per le infrastrutture fisiche, può giocare un ruolo centrale condividendo le informazioni che ha raccolto, e non soltanto a fini di trasparenza, ma anche perché qualcuno all'esterno della pubblica amministrazione possa riutilizzare quei dati, possa trovare nuovi casi di uso, possa offrire servizi basati su quei dati, esattamente così come avviene per le infrastrutture fisiche. Davvero, la pubblica amministrazione, come dire, è seduta su una miniera di dati, e la condivisione di questi dati può naturalmente portare un impatto, un beneficio in termini di economia. L'Unione Europea da qualche anno ha un portale europeo dei dati che si chiama European Data Portal, che è gestito da una società di consulenza che si chiama Capgemini, non so se vi è mai capitato di sentirla. Capgemini per l'Unione Europea non solo gestisce il portale, ma fa anche una serie di analisi, di studi, e in quel caso ce n'è uno particolarmente interessante che dice che se la pubblica amministrazione condividesse tutti i propri dati, o quantomeno se lo facesse nell'arco di 5 anni, il PIL dell'Unione Europea potrebbe arrivare a aumentare del 3%. Considerate che è una cosa, quindi, rilevante, misurato sia in termini di nuovi servizi basati su quei dati, sia in termini di miglioramento della qualità della vita e miglioramento dei servizi già esistenti. È una cosa rilevante ed è una cosa che riguarda la pubblica amministrazione, è un ruolo nuovo della pubblica amministrazione che finora non aveva avuto, ed è anche, se volete, un'opportunità nuova che finora non c'era per tutte le persone che sono all'esterno, per tutte le persone che vogliono, come dire, creare nuove occasioni di business basate proprio su quei dati. Di quali dati stiamo parlando? Quando parliamo di open data, a cosa facciamo riferimento? A tutti i dati della pubblica amministrazione. Cioè, la pubblica amministrazione, proprio perché ha prodotto quelle informazioni grazie al contributo pubblico, grazie alle tasse, all'erogazione fiscale di qualunque cittadino, è giusto per definizione che quei dati ritornino a chi in qualche maniera l'ha finanziato. Ovviamente ci sono dei distinguo, uno dei principali è certamente il tema della privacy. La pubblica amministrazione non può condividere informazioni che riguardano in maniera particolare alcuni cittadini, altrimenti si perderebbe il vincolo di privacy insito nel momento in cui un gestore di servizi e un utente stipulano un patto. In particolare la pubblica amministrazione, quindi, dovrebbe stare ancora più attenta rispetto a queste cose, e come vi sarà assolutamente facilissimo immaginare, non è corretto che pubblichi informazioni che possono minare la stabilità nazionale e internazionale. Ovviamente tutti i dati della pubblica amministrazione non sono open data. Per essere definiti dati aperti, per essere open data, i dati della pubblica amministrazione devono rispettare alcuni criteri. Quindi faremo riferimento all'open data come una sorta di sottoinsieme dei dati pubblici esposti dalla pubblica amministrazione. Andiamo a vedere quali sono le condizioni che, come dire, caratterizzano un dato della pubblica amministrazione come open data, come dataset aperto. Tre condizioni molto semplici da soddisfare sono, come dire, tre accorgimenti tecnologici, ma assolutamente facilissimi. Il primo riguarda la reperibilità dei dati. Per essere considerato open data, un dato della pubblica amministrazione deve essere reperibile attraverso internet e deve essere reperibile a costo zero, cioè non bisogna pagare per accedere a quei dati, non bisogna registrarsi per poter accedere a quei dati, devono essere, così come sono stati generati in partenza, scaricabili da una qualunque pagina web. Poi vedremo che ci sono dei software dedicati alla gestione di questi cataloghi e che rendono più facile il download e la ricerca dei dati, però la condizione essenziale è che qualunque pubblica amministrazione sul proprio sito istituzionale pubblichi un dataset prodotto, lo rende scaricabile, e in quel caso si può parlare di open data. Devono essere, questa probabilmente è la caratteristica più importante, quantomeno centrale, devono essere redatti in un formato machine readable, che significa che deve essere possibile a un'applicazione informatica poter leggere quei dati. Un esempio molto banale: se la pubblica amministrazione rilascia una tabella su un file PDF fotostatico, avete presente quelle classiche fotocopie fatte su stampate e poi riportate su PDF, dove è impossibile fare in copia e incolla, dove è impossibile valutare quelle informazioni, in sostanza quei casi in cui il PDF si utilizza come se fosse un foglio di carta, insomma senza le caratteristiche proprie della scrittura digitale, quello semplicemente non è open data, perché quelle informazioni non possono essere lette da nessun altro occhio che non sia quello umano. Invece a noi,
nel momento in cui parliamo di open data, interessano dati riutilizzabili e quindi smontabili e rielaborabili. Facilmente il primo esempio che probabilmente mi viene in mente è il file Excel, che in quel caso certamente è un esempio di informazione strutturata, anche se non ancora si può parlare di open data, perché nel momento in cui guardiamo i formati dell'open data, dobbiamo andare a vedere formati standardizzati e open. Nel caso di Excel è un formato proprietario di Microsoft, quindi in qualche maniera non è perfettamente aderente alla definizione di open data, però di base la condizione iniziale è che siano informazioni riutilizzabili, cioè informazioni in formato strutturato, righe e colonne, in cui un'altra applicazione ci può mettere mano e può riutilizzare la base di quei dati per generare nuovi servizi. Altra caratteristica che riguarda soprattutto i dati della pubblica amministrazione europea, perché negli altri paesi è un po' diverso, soprattutto in America, è la licenza. Cioè, è indispensabile nel momento in cui si fa open data esporre informazioni licenziate con una licenza aperta. Banalmente, una licenza Creative Commons di tipo 4.0 che consente il riuso a chiunque, a unica condizione di citare la fonte, ci garantisce che i dati della pubblica amministrazione siano in formato aperto. La licenza è un aspetto centrale dell'open data perché è una sorta di contratto tra la pubblica amministrazione che ha esposto quel dato e chi voglia fare riuso, cioè nel momento in cui io mi imbatto in un dato della pubblica amministrazione licenziato con licenza aperta, so già che lo posso riutilizzare, posso farci quello che voglio, posso utilizzarlo per fare servizi a pagamento, posso riutilizzarlo per fare davvero qualunque cosa e la pubblica amministrazione non potrà mai rivalersi sul mio riuso dei dati, contrariamente a quello che avviene con i dati licenziati con licenza chiusa, con licenza diritti riservati. Come vi accennavo, esistono delle piattaforme dedicate a raccogliere i dati pubblici aperti, anche i dati della pubblica amministrazione. La prima che mi è venuta in mente, un po' perché ci lavoro e un po' perché il portale nazionale italiano, è dati.gov.it. In questo caso potete trovare tutti i dati della pubblica amministrazione, o quantomeno la maggior parte dei dati esposti in formato aperto dalle pubbliche amministrazioni italiane è aggiornata in maniera automatica. La cosa comoda, la cosa semplice di dati.gov.it è che avendole tutte catalogate in un unico luogo diventa molto facile andare a fare dei confronti e delle analisi. Guardiamo al caso specifico. Immaginiamo di voler partecipare al contest Open Data Sardegna e di voler fare ad esempio un'applicazione che fa un raffronto tra i dati del turismo della Sardegna, i dati del turismo della regione Puglia. Andando su DataGov posso mettere ad esempio, posso cercare turismo, posso filtrare per regione Puglia e regione Sardegna, ottenere tutti i dati catalogati dal portale relativi a questo tema in queste due regioni e provare sulla base di queste informazioni a creare un'applicazione che in qualche maniera possa fare dei confronti interessanti. DatiGov garantisce questa sorta di semplicità di accesso e di utilizzo nella ricerca dei dati. Insomma, è un ottimo punto di riferimento sia per i dati della pubblica amministrazione sarda, in particolare guardando alla regione per cui ci facciamo queste chiacchierate insieme, cioè il contest Open Data Sardegna, ma più in generale per andare a vedere qualunque dato della pubblica amministrazione esposto in formato aperto. Il riuso è centrale. Come vi dicevo all'inizio, pubblicare dati in formato aperto che nessuno guarda o che nessuno riusa è una pratica di trasparenza perfettamente fine a se stessa, cioè serve all'adempimento normativo della pubblica amministrazione, ma come dire, non genera valore. Invece la cosa che davvero ci interessa nel momento in cui facciamo open data, la cosa cui dovrebbe interessare una pubblica amministrazione che fa open data, e questo è il caso della Regione Sardegna, che proprio come vi dicevo conclude un percorso di valorizzazione dei dati pubblici con un contest che è tutto incentrato sul tema del riuso, è appunto riutilizzare questi dati, provare a fare nuove letture, strutturare servizi sui dati aperti della pubblica amministrazione. Però prima di arrivare ancora una volta, un po' come abbiamo fatto all'inizio parlando di dati, al riuso dei casi della pubblica amministrazione, a mio avviso può essere utile vedere in questo momento come vengono riutilizzati i dati, come nell'economia della terza rivoluzione industriale, dati che fino ad ora servivano ad altro, per la prima volta diventano motore, diventano ingranaggio, diventano base su cui strutturare nuovi servizi.
Il primo esempio che mi è venuto in mente è quello dei Massive Attack, storico gruppo di Bristol, inventore del trip hop, innovativi sin da sempre, hanno fatto dei dischi meravigliosi, addirittura, come dire, piccolo parentesi sul fatto che si dice che il Robert De Niaia, uno delle due menti dei Massive Attack, sia addirittura Banksy, il famoso writer, insomma, musicisti fortemente orientati all'innovazione, esattamente un anno fa, credo un anno e mezzo, hanno pubblicato un EP, quindi un disco breve, che neanche fantastico, insomma, certamente non una delle cose migliori che hanno fatto, però la cosa per cui ve lo racconto, e credo che sia davvero molto interessante, probabilmente unica nel suo genere, che questi quattro pezzi, oltre a essere disponibili con il download digitale, con i vari tipi di musica, di vari tipi di canali su cui è possibile ascoltare musica, erano disponibili attraverso un'applicazione. Questa applicazione si trovava sugli store principali, quello della Apple e quello di Google, e la cosa interessante è che in automatico, nel momento in cui l'applicazione rilevava o rileva il battito cardiaco di chi sta ascoltando quel pezzo in quel momento, quindi attraverso uno smartwatch, remixa i pezzi sui battiti cardiaci di chi lo sta ascoltando. Quindi ascoltare una canzone da seduti è diverso che ascoltare quella stessa canzone di questo disco andando a correre, per esempio. Vedete, l'aspetto che ci interessa di più è che per la prima volta i dati del battito cardiaco di chi sta ascoltando un pezzo vengono utilizzati per rimodulare questo pezzo, per aggiungere valore o per cambiare il valore di quella canzone. Ed è una cosa come dicevo prima, è assolutamente inedita. Prima i dati del battito cardiaco e la musica erano due cose assolutamente separate, invece adesso diventa molto facile riuscire a combinare queste due cose. E di esempi ce ne sono tanti, addirittura a me capita, navigando su internet, spesso di vedere, userò una parola terribile, una sorta di datizzazione delle informazioni. Non so se vi è mai capitato, di finire su questo sito che si chiama Metacritic, ed è una sorta di aggregatore di critica, musicale, di videogiochi, TV, cinematografica, qualunque. Già, in sostanza il sito è come se monitorasse una serie di siti di recensioni, riduce ogni recensione a un numero che va da 1 a 100 e a quel punto è in grado di stilare della sorta di metaclassifiche. Vedete, in questo caso l'intero progetto editoriale, l'intero servizio offerto agli utenti di questo sito è basato sui dati. Anche Spotify, non so, per fare queste presentazioni mi sono venuti in mente soprattutto paralleli musicali, non lo so, non l'ho fatto apposta. Spotify, ad esempio, con la stessa logica che dicevamo prima, cioè col fatto di poter guardare agli ascolti di persone diverse, è in grado settimanalmente di offrire un servizio ulteriore, cioè il servizio base di Spotify è quello di poter ascoltare musica, però proprio perché accede a un'enorme quantità di dati delle persone che ascoltano musica, può offrire un servizio come il Discovery Weekly, che è sostanzialmente una playlist settimanale fatta di pezzi che potrebbero piacere a quello specifico utente. Quindi se la mia libreria musicale è simile a quella di altri 10 utenti che stanno ascoltando un disco, alla fine della settimana, con ogni probabilità, Spotify mi suggerirà quel disco perché presume che mi possa piacere. Ed è un servizio che fino ad ora era impossibile strutturare, invece adesso diventa estremamente semplice proprio accedendo ai dati. E altro grande bacino di dati non pubblici, ma di dati su cui fare accesso, sono certamente i vari social network, su cui si possono fare migliaia di elaborazioni diverse. Una delle più interessanti, una di quelle che da qualche anno diventa più utile in termini di riuso e in termini di servizi offerti, è la cosiddetta sentiment analysis, che prevede di fare, cioè, viene proprio usata per fare delle previsioni su come andrà sui trend di crescita di qualcosa. Politica, musica, cinema, basata su come gli utenti stanno parlando di quello specifico film piuttosto di quella specifica canzone sui social network in questo momento. Tutto questo perché è un po' il discorso della chat che dicevamo prima, cioè le conversazioni avvengono attraverso internet, chi articola quelle conversazioni, scrive parole, queste parole possono essere lette da un'applicazione informatica su scala molto vasta e quindi desumere dei trend di crescita attraverso degli algoritmi.
È la caratteristica più interessante dei dati, ripeto, è assolutamente inedita, è una cosa che finora non c'era. I dati possono essere scomposti e ricomposti a seconda di quello che sono le esigenze, di quella che è la creatività di chi ci rimette mano. E creatività probabilmente è una delle parole chiave nel momento in cui andiamo a guardare anche i riusi fatti sui dati della pubblica amministrazione. Io ho cercato di prendere casi di riuso soprattutto dalla pubblica amministrazione italiana per fare insieme una panoramica su quelli che sono i casi di riuso più interessanti. O quantomeno quelli che spiegano meglio che cosa si può fare con i dati della pubblica amministrazione, però ovviamente ve lo dico sin d'ora, ce ne sono milioni di tipi. Io credo che uno dei casi di riuso dei dati esposti in formato più o meno aperto, che in questo caso è un po' più difficile, fatto in Italia sui dati della pubblica amministrazione, è questo sito che si chiama Voglio il Ruolo e che permette a tutti i docenti iscritti alle liste delle scuole superiori e credo anche delle scuole medie di creare un profilo su questa applicazione e a seconda di quelle che sono le richiamate dei vari provveditorati poter decidere se rispondere o meno per guadagnare punteggio. Io ripeto, trovo che sia uno dei migliori casi di riuso dei dati della pubblica amministrazione italiana perché viene incontro a un'esigenza specifica che riguarda centinaia, migliaia probabilmente di persone che in questo momento cercano di diventare di ruolo all'interno della scuola pubblica e che proprio basandosi sui dati dei provveditorati, che come vi dicevo in alcuni casi sono aperti, in altri magari sono non proprio aperti, quindi c'è anche un'attività di scraping, un'attività di recupero di quelle informazioni per renderle fruibili da un'applicazione informatica, però davvero è uno dei casi migliori. E probabilmente, come dire, pensando di parlare soprattutto a scuole, perché il webinar di oggi era rivolto soprattutto a docenti, pensavo potesse essere anche utile come segnalazione. La stessa cosa ovviamente avviene con i dati rilasciati in formato aperto sul trasporto pubblico, ci sono decine di applicazioni, Moovit, una di queste, ma ce ne sono un sacco, che proprio basandosi sui dati della pubblica amministrazione rilasciati in formato aperto, in questi casi i dati su quando passerà l'autobus piuttosto che su quando arriva la metropolitana, o su quando il treno regionale passerà nella stazione, vi dicono qual è il percorso migliore da fare in quel momento e quali sono i tempi d'attesa. In alcuni casi queste applicazioni vengono anche chiamate trip planner perché appunto permettono di pianificare dei piccoli spostamenti all'interno della città e le informazioni vengono date proprio a partire dai dati esposti in formato aperto dalla pubblica amministrazione. Non solo applicazioni, ma anche il giornalismo ha beneficiato in maniera diretta della possibilità di riusare dati della pubblica amministrazione e in questo caso vi faccio riflettere sul fatto che in quanto esposti dalla pubblica amministrazione sono informazioni che, come dire, hanno una loro autorevolezza di base su cui che rispecchia, che riprende l'autorevolezza della pubblica amministrazione che le esposte. Quindi per i giornalisti è una risorsa preziosissima, ci sono decine di blog in Italia e migliaia di blog al mondo che proprio facendo base sui dati, non solo, ma anche sui dati della pubblica amministrazione, creano articoli di giornali. In Italia ce ne sono varie, c'è Wired che ha un data blog dedicato, c'è La Stampa che fa, il quotidiano torinese La Stampa che fa degli articoli da giornalista molto molto interessanti, credo abbia anche una scuola di giornalismo dedicata ai dati. Vi parlo invece in questo slide ci ho messo gli amici di Infodata Blog del Sole 24 Ore che a loro volta credo siano stati i primi a fare giornalismo basato sui dati in Italia quasi una decina di anni fa, riprendendo uno storico blog del Guardian che per primo individuava nei dati della pubblica amministrazione in generale, nel discorso che facciamo oggi a proposito dei dati e della possibilità di utilizzare questa forma di rimescolazione delle informazioni per raccontare delle storie che potessero essere, come dire, appetibili da un punto di vista narrativo, cioè basare una storia giornalistica sui dati. Usi artistici sono divertenti, tra i vari usi artistici dei dati rilasciati dalla pubblica amministrazione, probabilmente il mio preferito, che ormai ho già qualche anno, però continuo a parlare sempre di questo perché è davvero fighissimo, si chiama New York Subway, è in sostanza uno sviluppatore, in questo caso attraverso un'applicazione fatta in HTML5, ha collegato le linee della metropolitana di Milano a dei suoni e a dei colori. Questo significa che, guarda, lo capite molto meglio guardando il video, ogni volta che un treno della metropolitana incrocia un'altra linea produce come un arpeggio
E ascoltando queste cose per un po' di tempo, i dati sono generati quindi dalla metropolitana di New York che espone questi dati attraverso delle API che possono essere lette dall'applicazione, alla lunga è come se si riproducesse il suono della città attraverso l'incrocio delle linee, attraverso gli arpeggi che queste linee fanno una volta che si incrociano una con l'altra. Se non ricordo male, questa applicazione è stata esposta al MoMA per dirvi quanto sia versatile l'utilizzo dei dati aperti. Questa startup francese invece fa una cosa molto divertente che prende i dati dei quartieri delle varie città, in questo caso della città di Parigi, e crea dei puzzle basati sui quartieri e sul modo in cui si possono incatenare i vari pezzetti di puzzle l'uno con l'altro. Il modo in cui è strutturata questa mappa tridimensionale della città di Parigi fa base sui dati in formato aperto esposti dalla municipalità di Parigi. Tutto questo ancora una volta per dirvi che è estremamente versatile l'utilizzo che si può fare dei dati della pubblica amministrazione ed è una cosa che dipende soprattutto dalla credibilità di chi li sta riutilizzando. I dati meteorologici sono certamente i dati che hanno maggior riuso in assoluto, considerate che meteo è una delle prime tre parole cercate sui motori di ricerca, e anche in quel caso i dati esposti dalla pubblica amministrazione e dalle varie capitanerie di porto piuttosto che dagli istituti di meteorologia dell'aviazione militare sono dati della pubblica amministrazione su cui si possono fare delle letture interessanti. E ancora una volta, in questo caso, i dati della pubblica amministrazione è un po' come se fossero un'infrastruttura di base su cui costruire servizi. Non vorrei sottovalutare in questa chiacchierata che ci stiamo facendo insieme l'importanza dei dati aperti per l'accountability e per la trasparenza della pubblica amministrazione. Il caso di Open Bilancio, ad esempio, è uno dei, non so, secondo mio avviso, uno dei casi scuola italiani che vi permette di sapere per tutti gli 8.100 e circa comuni italiani, di sapere attraverso delle infografiche e delle mappe come sono stati articolati i bilanci. Quindi anno dopo anno Open Police, che è la società che sta dietro lo sviluppo di Open Bilanci, riprende tutti i dati in formato aperto sui bilanci dei comuni italiani e attraverso questa applicazione li riconduce a delle grafiche che sono in grado di rendere la lettura di questa informazione facile e diretta a tutti. Quindi un'informazione prima era veramente molto difficile riuscire a capire, immaginate che fino a qualche anno fa era indispensabile scaricare un bilancio, avere la capacità di poterlo leggere e rimettere mano a quei dati e andarli a classificare, riuscire a capire come era messo un bilancio di una città. In questo caso l'applicazione fa quasi tutto il lavoro, poi chiaramente chi è più abile nella lettura di queste informazioni riuscirà a orientarsi meglio, però già in questo caso si può capire come l'evoluzione delle spese di un comune cambiano di anno in anno con pochi clic, è uno sforzo di trasparenza enorme e una delle cose più interessanti è che in questo caso non è il progetto Open Bilanci non è finanziato, non è progettato, non è realizzato dalla pubblica amministrazione, ma è realizzato da un soggetto esterno, in questo caso Open Police, che permette a chiunque, proprio basandosi sui dati della pubblica amministrazione, di rispondere all'esigenza di trasparenza. E ripeto, è interessante che questa risposta non venga dalla stessa pubblica amministrazione, ma da un soggetto esterno. Volevo dirvi che uno degli aspetti più interessanti del riuso dei dati aperti è certamente la cosiddetta modalità di mashup, cioè che vede i dati della pubblica amministrazione mescolati a dati di altra fonte, e questa è una cosa assolutamente contemplata dal contest, anche dati di fonte diversa che si vanno a mescolare per alimentare la creatività che stai guardando e per strutturare servizi sempre più interessanti. Io mi avvio alle conclusioni e quindi lascio gli ultimi minuti di questo, gli ultimi 10 minuti di questa chiacchierata che ci stiamo facendo insieme questo pomeriggio a Sabrina Nano, che avete conosciuto all'inizio di questo webinar e che vi parlerà in maniera un po' più specifica. Vedevo anche che c'era una domanda di Stefano nella chat di come fare, di come inserire una candidatura per il contest Open Data Sardegna. Però per questo volevo darvi qualche riferimento che immagino possa essere utile a chi vuole strutturare, come confronto per capire come è possibile rimettere mano ai dati della pubblica amministrazione e in particolare in questo caso all'interno del contest Open Data Sardegna ai dati prodotti dalla regione Sardegna, appunto.
E vi accennavo prima, il portale europeo è un'ottima risorsa a cui attingere per dati di altro tipo, raccoglie i dati in formato aperto di tutte le pubbliche amministrazioni europee, quindi è un bacino di, cioè è un punto di riferimento assolutamente imprescindibile nel momento in cui si vuole ragionare in termini di dati aperti e vedere quello che la pubblica amministrazione ha esposto. Qui quindi nel loro catalogo ci trovate un'enorme quantità di dati pubblici rilasciati in formato aperto, ma non solo. Nel portale europeo c'è una sorta di archivio dei casi di riuso che, rispetto al tema del contest, a mio avviso è assolutamente centrale, può essere una risorsa altrettanto importante quasi quanto i dati, in cui vedete su questa colonna di sinistra è possibile filtrare per regione, per paese, regione, settore, insomma è possibile avere una serie di schede di descrizione di casi di riuso delle informazioni della pubblica amministrazione a cui magari ispirarsi per rispondere al contest della regione Sardegna di cui stiamo parlando oggi. A sua volta la regione Sardegna cataloga ed espone sul proprio portale regionale dei dati aperti una serie di applicazioni che già riusano quelle informazioni e, come dire, può essere un ottimo spunto per riuscire a capire finora quali riusi sono stati fatti proprio su questi dati e magari provare a usarlo come punto di partenza per ragionare su nuove evoluzioni dei dati e su nuove modalità di riuso. Infine, un altro esempio di regioni italiane che catalogano i propri dati, che catalogano i propri casi di riuso è quella della Regione Lombardia, e anche qui, in particolare, la Regione Lombardia espone proprio un dataset dedicato al riuso dei dati che sono venuti e che continuano ad avvenire sul portale, quindi anche qui un ottimo riferimento di una pubblica amministrazione regionale, quindi con lo stesso livello amministrativo della Regione Sardegna che promuove questo contest, che non solo fa monitoraggio sul riuso, ma a sua volta espone in formato aperto il monitoraggio sul riuso. Anche qui credo sia un ottimo riferimento su cui ragionare per provare a buttare giù una proposta di riuso, di cui Sabrina Nano tra un istante vi dice come caricarla sul sito dedicato del portale della Regione Sardegna e quindi come candidarsi al contest Open Data Sardegna. A te, Sabri. Eccomi. Grazie a Gianfranco per la panoramica che ha fatto sui dati, in particolare su quella tipologia, particolare tipologia di dati che sono i dati aperti. Vi chiedo un feedback sul fatto che mi sentiate bene. Ok. Particolarmente interessante credo che sia stata la panoramica, l'illustrazione delle casistiche di riutilizzo dei dati, non solo dei dati aperti, ma dei dati in generale. E da questo si capisce quali siano le opportunità che possono essere ricavate dall'utilizzo dei dati, che dipendono solo dal grado di creatività di chi si mette a manipolarli. E noi abbiamo deciso di dedicare questo webinar principalmente alle scuole e anche nel contest, il sistema formativo, studenti e docenti sono stati individuati come dei destinatari privilegiati perché uno degli obiettivi del contest è quello di valorizzare, far conoscere il catalogo open data della regione Sardegna. E far crescere la comunità di sviluppatori che utilizzino questi dati. Per cui pensiamo che gli studenti siano tra quelli che possono trarre maggiori benefici, maggiore opportunità dall'utilizzo di questi dati. Io non mi sono ancora presentata, io sono Sabrina Nano, lavoro con Gianfranco per il Formez alla realizzazione del contest Open Data Sardegna e altre attività realizzate nell'ambito del progetto Open RAF che si occupa appunto della promozione della cultura Open Data nella regione Sardegna. Tra gli obiettivi del contest, come già detto, c'è quello di far conoscere il catalogo Open Data della regione Sardegna, che in questo caso è proprio il repository, è la fonte
dei dati sulla quale possono essere sviluppate le proposte di riuso. Il mio intervento è quello che spiega la parte più semplice della realizzazione della candidatura della proposta, ossia l'inserimento della proposta di riuso una volta individuata, elaborata e sviluppata, l'inserimento della candidatura all'interno dell'applicazione Contest. Il regolamento integrale della competizione si trova nel sito contest.formes.it, dove assieme agli altri materiali come le FAQ, come l'illustrazione su come appunto inserire delle proposte di riuso, la possibilità di vedere le proposte che sono già state inserite, tra gli altri materiali è disponibile il regolamento. Nella pagina che stiamo vedendo adesso, che si individua in corrispondenza del terzo tab nella barra di navigazione superiore, c'è una sintesi del regolamento che poi può essere scaricato nella versione integrale, che è un PDF accessibile da questa pagina. Nel regolamento ovviamente sono identificate le caratteristiche che la proposta deve avere per poter essere candidata e le modalità di presentazione della proposta. La candidatura possono partecipare al contest cittadini singoli, associati, imprese e, come abbiamo già detto, scuole e università. Scuole e università partecipano per due categorie distinte. È possibile partecipare con dei gruppi classe. Gruppi classe che sono costituiti da un massimo di 30 alunni per le scuole e da un massimo di 10 studenti per l'università. Gli studenti possono far parte anche di classi differenti e vengono riuniti per partecipare, per presentare la candidatura. Per presentare la candidatura può essere presentata appunto accedendo al sito contest.formes.it. Per presentare la candidatura è necessario essere autenticati in maniera tale da poter accedere al form per l'inserimento. L'autenticazione avviene attraverso la piattaforma DFP Auth, che è il sistema di autenticazione del Dipartimento della Funzione Pubblica ed è quello che avete utilizzato per autenticarvi ed iscrivervi per accedere, per seguire questo webinar. Nel caso degli studenti, la registrazione e la creazione dell'account potrà essere fatta dal docente di riferimento per la classe che presenta la candidatura. In tutti gli altri casi, ovviamente, sarà un individuo che si iscrive, si autentica nel Ops. Si autentica nel sistema e avrà quindi la possibilità, facendo clic sul pulsante Candida una nuova proposta, di accedere al form. Non ho capito, sta saltando due slide. Ok, accedere al form per l'inserimento della candidatura. Il form per l'inserimento della candidatura è il classico form con campi obbligatori e non. I campi obbligatori sono identificati da un asterisco rosso, gli altri campi sono facoltativi. Ovviamente il suggerimento è quello di compilare il form nella maniera più completa possibile, perché è lo strumento che la giuria avrà a disposizione per valutare la proposta. Potrà accedere e visualizzare l'applicazione, l'articolo realizzato, però è la scheda di descrizione, quella che voi fornite con la descrizione della proposta, che ovviamente potrà aiutare la giuria a capire quali sono gli obiettivi che ci si pone, quali sono gli strumenti che sono stati utilizzati per sviluppare la proposta e quali i dati su cui si basa la proposta. Vi ricordo che è necessario che la proposta di riuso utilizzi almeno un dataset presente nel catalogo Open Data Sardegna. In corrispondenza di tutti i campi sono presenti dei tooltip con una breve guida alla compilazione che suggerisce cosa deve essere inserito in quei campi. Il campo descrizione ha un testo precompilato che potrà essere ovviamente eliminato al momento della compilazione, ma che fornisce una breve guida, una struttura
per la compilazione della descrizione stessa, per tenere presenti quali sono i punti importanti che sarebbe utile avere per descrivere la proposta. La proposta dovrà essere candidata in una delle quattro categorie previste per il contest, illustrate nel regolamento, che sono articolo di data-driven journalism, ossia un articolo basato su dati aperti, dati geografici, un'applicazione realizzata su dati geografici, una rappresentazione visuale, oppure un'applicazione non come nella precedente caso caratterizzata da dati geografici, ma un'applicazione che si ponga l'obiettivo di dare una risposta a una necessità utilizzando appunto a partire dai dati aperti. Nel campo dataset open data utilizzati dovranno essere indicati tutti i dataset su cui si basa l'applicazione realizzata, soprattutto con l'indicazione di quali dataset del catalogo Open Data Sardegna sono stati utilizzati. Il suggerimento è quello di inserire anche un video per la descrizione dell'applicazione. Si tratta però di un campo non obbligatorio, quindi dipende dalle risorse e dalle possibilità che chi presenta la proposta ha, però sicuramente potrebbe essere utile per dare una descrizione più completa della proposta. Abbiamo messo a disposizione dei canali di contatto, che sono un form di contatto sul sito del catalogo Open Data, l'account Twitter attraverso il quale vengono costantemente forniti gli aggiornamenti sulle attività di promozione relativi al contest, sulla pubblicazione di nuovi dataset. Può essere utilizzato anche l'account email openrust@formcit per chiedere informazioni specifiche. Esiste una pagina nel sito contest, c'è cioè una pagina FAQ dedicata invece che raccoglie le domande di carattere più generale, che può essere utilizzata come prima fonte di ricerca informazioni. Con questo diciamo, concluderei la mia panoramica appunto sulla parte più semplice della presentazione della candidatura. Vi chiedo se c'è qualche domanda da porre in chat, potete farlo. Diversamente utilizzate i canali di contatto che vi ho suggerito, perché sicuramente sono quelli attraverso i quali possiamo darvi un supporto più puntuale. Vi ricordo che la candidatura al contest è possibile fino al 21 di gennaio e da qui a quella data comunque ci saranno altri due webinar di approfondimento su temi relativi al contest che verranno pubblicizzati sia sul sito contest.formez.it, sia sul catalogo Open Data della Regione Sardegna, sia attraverso l'account OpenRAS. Se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti per la vostra partecipazione, ringrazio Gianfranco e le persone che ci hanno aiutato per gestire quest'aula e vi do a questo punto appuntamento, ai prossimi webinar. Grazie e buona serata a tutti.